Tutto in una notte, non si può che sintetizzare così quello che è successo sui mercati 2 giorni fa e nella giornata anche di ieri. Sui mercati, in particolar modo su Bitcoin, che poi le altre altcoin, ragazzi, hanno seguito sempre, ma non avevano avuto lo stesso slancio. Tutto in una notte perché, ragazzi, avevamo parlato in questa settimana di alcuni livelli importantissimi di resistenza come quello a 11.700 dollari, livello che era stato bucato dopo 4-5 giorni di resistenza, quindi non troppi, diciamo non era stato bucato subito, ma comunque Bitcoin è riuscito a salire in maniera abbastanza evidente sopra questo livello di resistenza. Passato quello, vi avevo detto scherzosamente, c'è una pista da bowling. C'è una pista da bowling davanti. In effetti c'era questa pista da bowling, però, ragazzi, non mi aspettavo che il mercato facesse la pista da bowling all'interno di pochissime ore. Invece questo è successo. Danno per scontato il breakout degli 11 e 7, Bitcoin inizia a razzo a salire, ovviamente a percorrere tutta questa pista da bowling, e dove si ferma? Sul primo livello di resistenza, quello intermedio, neanche quello alto, a circa 14.000-13.005, che era quel livello intermedio ma non fortissimo. A un certo punto lo cappano come sempre fanno, ragazzi, e arrivano massicci ordini di vendita perché era iniziata una FOMO pazzesca sui mercati, sembrava non dovesse più fermarsi. Probabile disguido anche su Coinbase, che è stato anche dichiarato con delle problematiche, insomma, che hanno avuto, e in effetti in pochissimi minuti, una decina di minuti, Bitcoin perde 2000 euro, 1700 dollari, scusate, non euro. In pochissimi minuti ritorna di nuovo, indovinate dove? Sul livello di resistenza a 11.007. Quindi cosa fa? Fa tutto in una notte in pratica, ci rompe il livello, non lo conferma chiaramente in close daily, ma non ce n'era bisogno perché era salito moltissimo. Si fa tutta la pianura padana, chiamiamolo così, che c'era, quindi questa pista da bowling che c'era, se la fa quasi tutta, arriva fino al primo livello, torna indietro direttamente e inizia la close ciclica che attendevamo, quella di fine mese di giugno, perché in effetti, se ci pensiamo bene, c'erano una serie di diciamo di situazioni che dovevano congiungersi, no? Da un punto di vista logico, quindi c'era in effetti la rottura di questo 11.7, poi c'era da fare una strada verso avanti per confermare questa rottura, poi c'era da ritestare 11.7 come pullback di supporto, e poi c'era da iniziare la close ciclica. Ragazzi, l'ha fatto tutto in pochi minuti. Incredibile la velocità di questo mercato, incredibile, difficilissimo stare su questi mercati senza avere strumenti adeguati. Vi avevo detto tempo addietro che questi mesi a venire, queste settimane, sarebbero state più per traders e meno per holder, e mi riferivo a questo perché è difficilissimo stare in un mercato del genere se non avete gli strumenti. Cosa abbiamo fatto noi? Allora, cosa ho fatto io? Le posizioni di breve sono gestite attraverso un'uscita di un trading system che si chiama Directional, che viene pubblicato sulla mia Academy, e quindi le posizioni di trading di breve sono uscite. Vi faccio vedere poi dopo a che livello di prezzo sono andato in short, però io lo short non l'ho fatto, ragazzi, non vado contro mercato. E poi le mid term non sono proprio entrate, non hanno proprio fatto niente in questa giornata di su e giù, hanno fatto anche bene. Io all'inizio ho detto, cavolo, il mio sistema mid term mi ha diciamo perso l'ingresso. In realtà aveva ragione lui, scioccante, insomma, neanche io avrei potuto mai fare meglio di così. I sistemi algoritmici ogni tanto ci aiutano anche quando non sembra, diciamo, essere possibile. E poi invece long term è rimasta ancora long, perché per quanto riguarda le posizioni di lungo termine non è stato toccato nulla, ma qualcosa c'è da dire, ragazzi. Siamo in fase di scadenza ciclica, lo vedremo meglio lunedì. Io sto analizzando tutta la situazione nell'Academy con i vari ragazzi, insomma, ne parliamo da 2 giorni, facciamo analisi più approfondite, ma lunedì rendo partecipi anche voi del canale. Ma oggi guardiamo un po' di grafici per vedere l'analisi ciclica, cosa ci dice, che è la migliore finora, ragazzi, perché sta cavalcando questo trend in maniera perfetta, perché ci dà una serie di livelli importanti di tempo da tenere sott'occhio.
E poi vi faccio anche vedere, insomma, il riassunto di questa giornata di follia, ragazzi, tutto in una notte. Mi ricordo un film degli anni 80. Andiamo sui grafici. Eccoci sul grafico più imponente, quello che stiamo seguendo, ragazzi, di Bitcoin, il daily classico, ragazzi, di cui vi avevo parlato già la scorsa settimana. Lo seguiamo dai rialzi. Intanto volevo dirvi un'informazione abbastanza importante. Allora, queste sono le fasi cicliche. Scusatemi, questa è l'RSI che sta rientrando, vedete, nella fascia OK di sotto l'ipercomprato, ma non è ancora invertito, quindi diciamo che ancora si mantiene in forza, per cui questo indicatore dell'RSI non ci sta indicando una fase di debolezza eccessiva. Eccessiva intendo come lunghezza, come quantità di tempo eccessiva, quindi al momento potrebbe tranquillamente stare ancora qui, ritornare in ipercomprato e dare il là a un nuovo inizio di un nuovo trend. Questo perché l'RSI, ragazzi, su oscillazioni di più 20 meno 20, insomma, ragazzi, sono indicatori non creati per mercati come quelli delle cripto, quindi insomma, teniamoli sott'occhio, ma comunque con le dovute differenze. Allora, la fase temporale, vedete che vi indico da circa 2 settimane di tempo di fase negativa, è stata perfettamente rispettata. L'analisi ciclica degli ultimi mesi e settimane di Bitcoin sta assumendo diciamo, le sembianze quasi di un'analisi da magia, da palla di vetro. Sono contento, figuratevi, ragazzi, ma vi assicuro che è assolutamente un caso, perché andremo avanti così per i prossimi mesi e mesi e vedrete che un po' si sfaserà. Al momento non ho cambiato nulla, vedete, questi 9 giorni era un ciclo ternario e l'ha fatto alla perfezione. Massimo indicato qui, ci fa il minimo nella giornata del 27, dopodiché inizia il rimbalzo del nuovo ciclo ternario. Attenzione, perché qui sta il problema di fondo. Questa analisi mensile finisce entro la prima decade di luglio. Se verrà rispettata ulteriormente, vedete qui la fase di debolezza, l'ha rispettata alla perfezione. Sinceramente, ragazzi, io non faccio trading operativo utilizzando la ciclica, lo sapete, ma mi setto mentalmente le mie operazioni, quindi dico siamo in una fase di debolezza, attenzione, operazione di breve, appena un'operazione di breve mi gira in negativo, chiudo ovviamente il trading di breve periodo, ma non vado contro trend, non ho fatto lo short, anzi vi faccio vedere tra un po' il prezzo a cui ha chiuso, diciamo, il directional, l'operazione long, ma non faccio lo short perché non vado contro trend. Però l'analisi ciclica, se fosse stata utilizzata anche per fare operazioni, ragazzi, proprio di take profit, in questi ultimi 2 mesi ci avrebbe fatto fare praticamente delle vendite sui massimi, una cosa incredibile, ma ho tanta esperienza e vi assicuro che è un caso. Se lo facciamo per X volte, vedrete che non è così, quindi non si può utilizzare nel lungo periodo, però diciamo, utilizzandola operativamente, no, altrimenti avremmo venduto qui tranquillamente, ragazzi, perché poi era da chiudersi questo ciclo. Comunque, scherzi a parte, allora a noi interessa capire i movimenti di lungo periodo, i movimenti ampi. Allora, quello che è successo, ragazzi, la famosa prateria. Ve la faccio vedere sull'altro grafico di Bitcoin, quello settimanale, eccolo qui. Ve lo faccio vedere su quello settimanale, è più facile capirlo. Allora, in quello settimanale la rottura di questo livello, 11,7, dava il là appunto all'interno, diciamo, all'entrata in questo contesto, in questa prateria, vedete, da qui a qui, o pista da bowling, come l'avevo scherzosamente chiamata, col primo livello di resistenza che era esattamente quello che ha toccato. Non ha confermato l'ingresso, ragazzi, ecco quello è il problema di fondo, perché ancora la settimana non ha chiuso, però sta tentando ancora la rottura degli 11.000, quindi evidentemente 11.007, evidentemente questo break giornaliero è stato un fake a tutti gli effetti, che veramente non ne faceva da tanto Bitcoin, oppure diciamo è stato troppo precoce anche in virtù dell'analisi ciclica che avevamo. Quindi in sostanza cosa ci è andato a fare? Vi ho messo Binance un attimo. Cosa ci è andato a fare? Ci è andato a tentare l'ingresso, si slancia sulla famosa prateria,
si blocca il primo resistenza, torna indietro, insomma, magia del mercato delle cripto, soprattutto per via di quel principio di cui vi avevo parlato. Vi ricordate nel video di mercoledì, bolla o non bolla? Ecco, quando si genera quel famoso fenomeno riflessivo nei mercati delle cripto, che i venditori non vendono, quindi il prezzo sale, di conseguenza appena vedono un cambio di, diciamo, di idea, un cambio di trend immediato, incominciano a dire ok, ora vendo, ora vendo, ora vendo, e il prezzo va giù, boom, di botto, ragazzi. I principi riflessivi sono classici di mercati molto emotivi, quindi è anche il motivo perché la ciclica funziona benissimo in questo mercato, lo stesso motivo. Cosa succederà? Il problema sta qui adesso, perché dobbiamo capire se questo ciclo nuovo, l'ultimo terzo, diciamo, del mensile, andrà a fare un massimo per poi andare a chiudere, cosa estremamente complicata, ragazzi. Ma Bitcoin ci ha abituato assolutamente a cose ben più ampie, quindi potrebbe tranquillamente farlo, ma lo vedremo lunedì, insomma. Tutte queste cose perché non posso spoilerarvi, diciamo, il video di lunedì. A oggi vi basti sapere, insomma, quello che è successo da un punto di vista diciamo, di volatilità, di fluttuazione. Cosa è cambiato nel breve? Allora, nel breve, ragazzi, è cambiato che questo trend, questa candela ribassista, sposta i concetti dell'analisi ciclica a dirci che probabilmente il massimo del ciclo mensile, questo qui, è stato fatto. Ne parleremo meglio lunedì, ma ciò significa che nei prossimi 10 giorni circa potremmo avere turbolenze ancora una volta e soprattutto potrebbero essere testati dei livelli di supporto. Non andrei contro trend, quindi short non lo farei, ragazzi. Per posizione di lungo si resta ovviamente in posizione, i supporti li avete indicati qui. La resistenza 1.17 continua a dar filo da torcere al mercato. Vedremo se ci chiuderà sopra a livello settimanale, che invece è molto importante, come avete visto in questo grafico. Ethereum ancora una volta ci ha dato anche un'indicazione importante, perché Ethereum non supera, vedete, i 330, quindi non fa proprio il fake breakout, non lo fa. Tenta, ma ancora una volta rientra in pista. Questo vi fa capire come questi livelli di resistenza, da che Bitcoin, ragazzi, c'ha dietro una massa di FOMO, diciamo, che ci consente di avere questi gap assurdi, però sono notevoli, ragazzi. Questa è una resistenza notevole. Sembrava avesse bucata come il burro, vedete, dopo questi giorni di tentativi, invece assolutamente non era così. Una resistenza notevole, ragazzi, ve l'ho detto più volte. Probabilmente c'è stato questo up speculativo in questa giornata, ma poi si rientra dietro. Adesso è palesemente un fake. Non c'erano ingressi da fare alla rottura degli 11,7? Assolutamente, ragazzi, io non ho consigliato neanche quelli a 9,2, figuratevi, insomma, lo sapete bene, perché ritenevo la situazione estremamente complessa, ve l'ho detto più volte. Ok, ragazzi, adesso vi faccio vedere quando il sistema che usiamo per il breve tempo, il breve periodo, diciamo, ha chiuso l'operazione, il prezzo che era andato, ma comunico che è già tornato long, quindi in realtà. Vedete dove ha chiuso l'operazione di breve periodo? Attorno agli 11.780, quando ha toccato questo livello è uscito ed è andato in short, ma non l'ho seguito io lo short, ragazzi, perché non vado contro trend. Però questo è un sistema directional, non va seguito alla lettera, quindi non va seguito, diciamo, nelle singole operazioni. Alcuni lo seguono, ma è più per gli ingressi, per capire la direzione di trend di breve periodo. Quindi questo indicava il trend cambiato nel breve periodo, quindi tutte le operazioni long che erano state fatte di breve periodo andavano chiuse a 11.700. Questo è quello che si poteva fare. Per quanto riguarda invece il medio periodo, non c'è stata proprio nessuna operazione, quindi flat. Per quanto riguarda il lungo periodo si resta ovviamente long. Questo per dirvi come si può gestire una situazione di questo tipo. Si può fare solo e esclusivamente, ragazzi, con sistemi automatizzati, perché sfido chiunque in una realtà di questo tipo a mettere mano sul crick se non avete le idee chiare, se non è chiara, diciamo, un'impostazione, quella fatta magari da un trading system statistico dell'analisi di natura quantitativa, che sono fondamentali. Il sistema attuale è già tornato long, ma giustamente, ragazzi, perché dovrebbe essere iniziato l'ultimo terzo ciclico. Ancora una volta, di breve non farei operazioni, o se le fate, ok, long, ragazzi, ma accorti, perché
è un momento assolutamente importante. Allora, vi ho fatto vedere un po' quello che è successo per farvi capire come anche questo mercato può avere, diciamo, dei movimenti che sono assolutamente, assolutamente, ragazzi, complicati da gestire anche manualmente. Pensate che io, mentre faceva tutto questo excursus, stavo mangiando una pizza perché era di notte. Quindi tutto in una notte Bitcoin fa questo, ma se siete preparati, vi ho fatto vedere tutti i numeri, come abbiamo gestito la situazione. Se siete preparati a livello anche di trading, riuscite a gestire anche queste cose così. Adesso tutti indovinate un po' che cosa si chiedono: mercato invertito, inizia un nuovo trend. Insomma, ragazzi, è un giorno di ribasso. Ok, vediamo un po'. Nessuna inversione di lungo, nessuna inversione di medio, ma badate bene, ragazzi, non c'è neanche un'inversione nel breve periodo al momento. Però c'è una chiusura ciclica difficile da gestire. Lo sapevamo, sì. C'è un livello di resistenza difficile da superare, 11,7. Lo sapevamo? Sì. Il mercato prova a superarlo e c'ha una pista da bowling davanti? Lo sapevamo? Sì. Infatti, mentre prova a superare questo livello, si fa 2.000 euro davanti come se niente fosse. Quindi, cosa potrebbe succedere, ragazzi? Che se di nuovo conferma la rottura degli 11.700 e la conferma in maniera sostanziosa, cioè sale sopra probabilmente i 12.000, incomincia di nuovo a cavalcare, probabilmente a tentare di andare su. C'è anche da dire che Bitcoin stava salendo troppo velocemente e non fa bene assolutamente. Quindi io spero, come vi avevo detto nei video precedenti, che questo livello di 11.700 mantenga giù il mercato, che si tenti di andare a fare, diciamo, una barra di congestione fino alla close ciclica di luglio, per poi tentare magari di posizionarci al di sopra degli 11.700. Per poi, ecco, magari andare su e giù per la close di agosto, che è quella che mi preoccupa un po' di più, ma ne parleremo nella prossima settimana. Io in questa vi auguro un buon weekend a tutti, andate al mare, divertitevi e soprattutto non vi fate prendere dal panico. No FOMO, ok, ragazzi, è fondamentale in queste situazioni, ma neanche paura che i mercati girino. Seguite il vostro trading plan, seguite il vostro trading plan, la vostra strategia. Non vi fate prendere dall'andamento del mercato che vi spinge a considerare il vostro lato emotivo più dei dati statistici. Dati alla mano, sempre dati alla mano. 11.700, resistenza o supporto, il mercato non ci fa capire cosa è diventata, è un livello di oscillazione, ma questo è un livello importante. Al di sotto ci sono altri livelli, 16 prima e 10.000 dopo, e poi c'è il 9.2 famoso come supporto. Sopra c'è la pista da bowling, l'avete visto cosa succede, insomma. Ok, ragazzi, è schizzato su alle stelle. Va bene, per oggi è tutto. Buon weekend e mi raccomando, nervi saldi.